pillole di Non Solo Suoni. Eccoci nuovamente insieme, riprendiamo ad occuparci di Edoardo Bennato che avevamo lasciato nel 1992 dopo i successi di Sono Solo Canzonette, ma anche dopo aver cantato l'inno di Italia 90 dei mondiali di calcio con Gianna Nannini, tanto per fare qualche esempio. Dopo questa esperienza esce l'album Il Paese dei Balocchi, seguono il concerto del 1 maggio del 1994 a Roma e il nuovo disco Se son rose fioriranno, che contiene la canzone In nome del popolo italiano, portata al Festival Bar e con riferimenti alla situazione politica del momento e a Garibaldi. Nel 1995 Edoardo Bennato perde la compagna in un grave incidente stradale e di lì a poco anche la madre, e forse nel brano Le ragazze fanno grandi sogni se ne sentono gli echi. Dopo Quartetto d'Archi, che riprende il tour del 96 e alcuni grandi successi, con persino duetti con Katia Ricciarelli, nel 1998 esce Sbandato, che però rimane un flop discografico. Arrivati al 2000 escono due Greatest Hits che lo rilanciano anche tra i più giovani con alcuni successi del passato. Proprio in questa chiave di riattualizzazione arriva la collaborazione con il DJ Gigi D'Agostino per il remix di uno dei brani più noti e amati, Un giorno credi. Dalla disco ai bambini nel 2002 è coautore di Lo Stelliere, canzone vincitrice del 45esimo Zecchino d'Oro. L'anno dopo Bennato propone un nuovo album, L'Uomo Occidentale, con forti critiche alla società occidentale, appunto anche in brani come A cosa serve la guerra, eseguita e composta col fratello Eugenio, mentre è molto originale la proposta di marzo 1821 di Manzoni, interpretato però in stile gucciniano. Col disco La fantastica storia del pifferaio magico del 2005, ecco il rifacimento di È arrivato un bastimento, con la collaborazione di tanti artisti, da Giovanotti a Raff, dai Negrita a Piero Pelù, Irene Grandi, Max Pezzali, mentre è con Alex Britti che l'anno dopo pubblica il singolo Notte di mezza estate e fa anche una tournée. Se nel 2008 esce un nuovo album dal vivo, ma con canzoni registrate anche in studio, l'anno dopo collabora con Baglioni per il suo disco suonando l'armonica a bocca in un brano, mentre occorre aspettare il 2010 per un nuovo singolo, È lei, che anticipa un album, Le vie del rock sono infinite, presentato di fatto a Sanremo dove è ospite quell'anno. Proprio È lei ha un ottimo successo in radio, viene proposto anche al concertone del 1 maggio, oltre a pezzi di repertorio classico, e ottiene il premio Mogol per il testo della canzone. Un nuovo singolo esce invece in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e si intitola proprio Italiani, a cui segue poi una tournée estiva in collaborazione con altri artisti italiani. E invece un tributo a Napoli, un altro singolo, La mia città. Nel 2013, in occasione della preparazione del nuovo musical Pinocchio, il paese dei balocchi, Bennato pubblica un singolo destinato a suscitare qualche polemica, sia sul web che nei social network, ovvero Al diavolo Grillo parlante, con chiari riferimenti a Beppe Grillo, leader ormai del Movimento 5 Stelle. Di recente, oltre ad aver collaborato con la TV per sigle e canzoni di spot, Bennato ha visto coronare un suo vecchio sogno, di cui parla anche nel sito, ovvero la decisione del Comune di Napoli di destinare l'area ex Nato di Bagnoli ad uno spazio culturale per i giovani musicisti, ed è qui infatti che sorgerà l'Accademia Bennato. Infine partecipa anche al programma nel 2015 The Voice of Italy come special coach per il team di Piero Pelù.